Bagnoli, c'è stata quest'ultima sentenza del tribunale legata alla giura fintecna. Diciamo che siamo passati da un principio, quello per cui chi inquina paga, che mi pare fosse condiviso un po' anche da lei, a una sentenza che dice dobbiamo pagare dopo 20 anni suoli inquinati e finora mai bonificati. Lei da commissario che ne pensa? Ma diciamo, questa sentenza che diciamo, noi in parte ci aspettavamo, io quando insomma, ho assunto l'incarico di commissario ho sempre detto che la questione Bagnoli deve partire da una chiarezza, perché ci sono dei contenziosi che si trascinano da decenni tra parti dello Stato, perché qua parliamo di, non è che parliamo di privati, parliamo di varie articolazioni dello Stato. Non c'è una chiarezza nei programmi ancora di bonifica che noi adesso stiamo mettendo un po' stiamo definendo in maniera più chiara e anche più insomma, scientificamente valida. Io penso che il tema di Bagnoli sia uno dei temi che noi purtroppo, insomma, su cui noi ci siamo spesso scontrati nelle nostre realtà, cioè tante parole, tante polemiche di tipo ideologico, ma poi alla fine nessuno affronta nel merito le questioni. E questo contenzioso, questo non è il solo contenzioso che c'è, perché ce ne sono diversi intorno alla questione dei terreni di Bagnoli, è chiaramente un tema molto importante, perché adesso noi ci troviamo col comune che per una serie di questioni che derivano da un passato anche non recente, non solo non ha la disponibilità dei suoli, perché i suoli non sono adesso del comune, ma addirittura dovrebbe pagare 100 milioni per dei suoli che non sono più suoi. Quindi è una situazione che chiaramente denota che come è stata gestita tutta questa questione negli ultimi 20 anni, non credo che sia stata fatta in maniera ottimale nell'interesse della città. A pagare sarebbero i cittadini, paga il comune, pagano i cittadini napoletani. Alla fine pagano sempre i cittadini napoletani, quindi io perciò credo che tutte queste azioni debbano essere improntate a una chiarezza e a una trasparenza nei confronti dei cittadini, perché il tema dei contenziosi su Bagnoli è un tema molto complesso e che quindi che noi adesso stiamo approfondendo, e chiaramente è una questione su cui noi, insomma, il comune si farà sentire, perché io non posso accettare che i cittadini napoletani debbano pagare dei soldi per dei terreni che non sono loro e di cui sono stati in un certo senso vittime di gestioni e questioni che non hanno portato a nessun risultato in tutti questi anni. Quindi si muoverà con Roma, con lo Stato, perché Fintecna è un pezzo dello Sì, Stato. sicuramente va fa cioè, ci sta, sicuramente noi ci opporremo In appello. in appello a questa sentenza che noi riteniamo non va, insomma, non, che non risponda a quelle che sono insomma, la nostra posizione, la nostra difesa. Però è chiaro che questo poi è un problema anche politico che va gestito a livello nazionale.